Ciao, sono Ambra e niente, oggi ho fatto un girettino da Lidl qua in compagnia del mio. Identificati. Sentinella scelta. Sentinella Ma come sentinella scelta? scelta per i compiti che mi erano stati affidati. Va bene, allora cercavamo da Lidl la cassettiera, quella con la scritta Love che adoravo. Non l'abbiamo trovata neanche questo giro e abbiamo comprato. Lui ha comprato un sacco di roba inutile che ora andrà a farvi vedere per questo video spesa Lidl. Partiamo senza censura con la spesa che mi ha obbligato ad effettuare a qui presente osservatrice Mi ha Scalzi. obbligato a effettuare, cioè è tutta roba tua, è tutta roba tua. Cioccolata al cocco eccezionale che du durante il viaggio si è autoconsumata da sola. Potete Dai. vedere, lo dirò a Lidl che mette in circolazione delle cioccolate che si autoconsumano da sole. Vabbè, questo era il Poi cocco. un Allora, mi noto, devo dire anche prezzo. diciamo anche i prezzi, anche visto che si è consumata. Allora, 1,19 euro. Formaggio famosissimo, fresco all'erba cipollina, anche questo non poteva che Questo essere lo presente nel nostro frigorifero, scelto voluto io. eccezionalmente da osservatrice Ma scalta. guarda, io non mangio neanche formaggio, ma guardate com'è carino, tutto a rotolo. No, c'è venuto da 1,19 euro. solo nel frigorifero, l'ha portato direttamente a Lidl ieri. Ma non è vero. Poi anche questi ci sono, me li si è ritrovati in borsa, gnocchi ripieni Questi sì, li ho con presi io. speck e brie. Anche questi una golosità Questi vi venivano. consiglio. Allora, gnocchi, speck e brie, 1,69 non sono male, eh. I tempi di cottura vanno un pochino allungati, ma non sono male. Poi, E vediamo. per scacciare i vampiri, aglio della Lidl, Questo anche non è questo aglio. eccezionale, questo qui scaccia tutti i vampiri che sono intorno alla nostra casa, alla casa di Ma osservatrice non è aglio, è Scalza. scalogno. Cos'è lo scalogno? Vediamo se sei È preparato. fratello Non dell'aglio. è vero. Per cosa si usa? Vabbè, Per far da mangiare, per scacciare i quelli. vampiri, però è Vabbè, meglio sì. l'aglio che lo Non so scalogno. il prezzo, quanto sarà venuto? Scalogno 79 centesimi, bene. Se lo sanno quelli che cacciano i vampiri, lo prendono a bizzeffe. E poi casettine con gli uccellini da far arrabbiare il nostro capo di casa, gatto Oliver, che una volta stese sta a ridere ore e ore a aspettare che escano gli uccellini. Veramente un ottimo acquisto. Complimenti, osservatrice Scaltra. Venivano, Queste ma casettine sono qui sono bellissime. veramente lo scacciapensieri per il gatto Oliver. Io ti avverto che se gatto Oliver prova a fare qualcosa, guardate che belle queste casette, cioè veramente lo rado a zero. Guardate che meraviglia, 4,99, sono casettine con la batteria, sotto hanno le E gli lucine. uccellini. E ovviamente gli uccellini. Prossimo pezzo, sempre 4,99. Questo è un pezzo con delle casette che si illumineranno, verranno messe sopra il letto e quindi ci sarà un falò a breve perché sicuramente prenderà fuoco tutto. Guarda che Infatti non belle, sono falle neanche vedere. certificate per. Ma dai, non sono certificate. Ma come sei antipatico con queste certificazioni? Aprili, aiutami, che ho la telecamera. Ecco qua, c'è anche la batteria, forse sarà l'unica cosa che non brucia. Il resto è Sono tutto carine. sicuramente di materiale ignifugo, sicuramente. Ma ascolta, materiale ignifugo, Consigliato. sei felice di averci tutte le casette luminose sul Sì, letto? diventerò una La torcia umana. torcia umana, sono contentissimo. Va bene, fai vedere tutte le robe da donna che hai comprato di dietro, che fai il furbo. Io ho preso robe, vedete, per la buona tavola, sono una massaia perfetta. Facciamo vedere questa roba rosa. Adesso se hai le palle, dici chi ha comprato tutta questa roba inutile, che voleva co comprare tutto di Sien. L'ho dovuto fermare. Allora, fai vedere però. Questo è un sapone per le mani Magari Sien si gira. Collezione Parigi, per rivivere l'atmosfera e gli aromi parigini, veramente un ottimo acquisto, lo Fai consiglio. vedere i gusti. Allora, E la ottimi rosa, colori. e Purple Love sono, vabbè, due fragranze nuove, colori bellissimi, primaverili. Questi erano in offerta a 99 centesimi. Altro acquisto di osservatrice Scaltra. Delle cornici da appendere al muro che fanno contento il gatto la mattina quando fa stretching. Quindi anche questo
un acquisto per il suo gatto Oliver. C'è anche tonda. Che foto ci mettiamo dentro? Quanto costa la serratrice scaltra? Vengono 4,99 sempre, sì. Poi, su via, faccia vedere la roba che ha comprato. Faccia vedere. Andiamo ora a un articolo veramente che... Mettilo giù! È stato voluto fortemente voluto. Bat bomb per avere un'atmosfera alla James Bond. Ma come sei scemo la James Bond? Sono bombe da bagno. Queste mi sa che erano in offerta perché le stanno togliendo, qualcosa di simile. Allora, 1,49 euro. E dire le profumazioni, scusa. Rosa, lavanda e safflower. Ma cos'è il safflower? Ma come sei fuori? Fermo che mi mandi in palla la videocamera, ok. Queste le metti nella vasca e cosa fanno? Le bombe come quelle? Atmosfera da James Bond. Fanno fuochi d'artificio, acqua che salta, spettacolo. Ma mi inviti nella vasca con te quando... Mission Impossible. Che bastardo! Ma sei un bastardo! Ma che bastardo! No, ma avete sentito? Mission poi Impossible. Questo invece è un prodotto è buonissimo, fortemente voluto da Osservatrice Scaltra. È buonissimo. Allora ragazzi, ma che è un profumo alla pesca che quando non è un profumo. Viene spruzzato sul corpo sembra di essere vicino a un albero di pesca e quindi è già primavera. Veramente un ottimo piango. Profumo odorante. Ma allora poi mi lasci parlare ogni tanto in questo video? Ma come no? No, perché oggi sei in panchina. Ma come sono in panchina? Sì, oggi c'è sentinella scelta, non c'è osservatrice scalda. Non mi fa ridere che mi balla la videocamera, faccio sentire male tutti. Posso parlare? Allora, volevo dire una cosa. Posso nel mio canale dire una cosa? Allora, io vi ho parlato benissimo di quello al cocco, poi Serena, del Sere Channel, mi ha parlato di questo. Non mi piace tanto che sia così arancione, l'avrei preferito color pesca. Sapete che io sono malata con i packaging, però il profumo è delizioso e permane tantissimo. Quindi ragazze, date una chance anche questo. Questo c'è anche viola comunque. Ah, vorrei far tira fuori il deodorante che ti sei preso per te. No, cioè un deodorante floreale dalle mille essenze, veramente eccezionale. Scusa, io gliel'ho già detto in negozio. Questa, ragazze, confermerete, non è una fragranza femminile. Flower Fresh 48 ore, è femminile sta fragranza, se... Mi dispiace, ma dopo Victoria's Secret penso che sia l'aroma migliore che ho sentito. Vabbè, non è sempre così buffone, giuro, eh. Va bene, possiamo procedere. Veniamo a della roba commestibile. Anche qui Osservatrice Scaltra ha preso una birra... Non è vero, sono le Amber tue. Amber Ale per il suo nome in codice, birra rossa da bere con la pizza. Guarda, ha preso la birra Amber perché non può fare a meno di me. Quando la bevi, che non ne beviamo mai? Altre due birre, Ardis. Ah, devi dire i prezzi. Allora, fermo. Stai facendo una confusione nel mio video, non ti invito mai più. A parte che non ti ho invitato. Tre ma birre. Mi sono ritrovata la tua presenza. Allora, con calma che ho della confusione. La birra Amber viene... Oh mio Dio. Amber, 1,49. Poi la Fink Bre, 0,52. E un'altra che non so quale sia, 59 centesimi. Il deodorante di prima 1,29 euro, quindi buon prezzo. Questi non li ho mai provato, ho sempre provato i vecchi. Fai vedere il tuo pezzo. Vabbè. Come maschietti e le femminucce, vabbè, io mi sono comprato una saguaro naturale, blu naturalmente, osservatrice una scatta, una saguaro frizzante rosa. Sì, abbiamo gusti uguali con l'acqua. Perché la tua è più grande? Ah, perché da 2 litri? Perché io sono più grande. Ah, vabbè, l'acqua, io sono molto noiosa con le mie acque, però per provarla abbiamo preso una bottiglia. Puoi togliere, non interessa a nessuno l'acqua. Veniva un'altra saguaro anche per... Sì, anche questa, 19 centesimi da bere lì, Ofelia. Beh, puoi togliere l'acqua, non interessa a nessuno. Te vuoi il mio canale, dura 2 giorni con te il mio canale, a noi. Biscotti frivolini. 8 prati, ma sono ecco bio? Senza parabeni, senza siliconi e senza grasso di palma. Tutti prodotti italiani. Allora, aspetta che devo dire il prezzo. Allora, i frivolini 1,29. Poi, altri biscotti. Blue cake con yogurt magro. 79, questi sono molto buoni, li avevamo già presi. E novellini con latte e miele. Vabbè, novellini, latte e miele, mi sembra la copia degli Zalette. E vengono i novellini 99. Beh, ma costano poco.
per rimanere nel bio, il bifidus, 8 yogurt, ma hai preso il bifidus, hai qualche problemi, qualche problema di cui non ero a conoscenza, che hai preso il bifidus. 8 yogurt bifidus, cioè, ma come hai fatto a comprare uno yogurt che si chiama bifidus? Io ero intenta a cercare il mio cassettino con la scritta love, sicuramente. Meno male che era esaurito. No, era bellissimo invece. Si due Lidl. Che sono tutti love in giro. Due Lidl che giro, non trovo la cassettiera con la scritta love, con la piccina. Che tristezza. Non abbiamo più detto i prezzi delle ultime cose. Il bifidus 2,29€. Salviette struccanti per i video di Osservatrice Scaltra. No, non per i video, per struccarmi la sera. 99 centesimi, queste le amo. La droga di Osservatrice Scaltra, l'estate, sì. Signori e signori, dipendenza, Osservatrice Scaltra, dipendenza da estate. 1,49€ per 3, cioè 3. Sempre per rimanere nel bio. Ma non è vero che è bio, ma sì, è bio. Soia alla vaniglia. Che culo. Chi beve estate non può capire cos'è il bio. 99 centesimi. Dai, gli ultimi tre pezzi, veloce. Veniamo... Qui si vede veramente chi è Osservatrice Scaltra, che ha comprato, che ha nascosto e sono riuscita a recuperare, perché questo è un video senza censura. Latte da bagno all'olio di sesamo e alla vaniglia, sesamo. E sali al mango e la papaya, perché sapete, a lei gli piace fare come Cleopatra, i bagni nel latte. Recuperati, perché qui si dicono tutte le cose di Osservatrice Scaltra senza censura. Guardate qua, latte da bagno e sali da bagno. Ma allora, erano, secondo me stanno finendo fuori produzione, non lo so, magari le ragazze lo sapranno. Eh sì, perché Cleopatra non c'è più. Guarda, non ce la posso fare io. Allora, non so se sono finite fuori produzione o meno. Comunque, i sali da bagno al mango e papaya hanno un profumo delizioso. E poi c'è questo latte che è una sorta di polverina condensata da sciogliere nel bagno. C'è olio di sesamo che penso dia brillantezza alla pelle, e vaniglia che dà questo profumo veramente fantastico. Adesso li controllo. Se vedo che si abbassano, vuol dire che piacciono anche qualcuno qua che fa il furbo e compra i deodoranti da donna. Solo Giulio Cesare può usare quella roba lì, altri non penso. Giulio Cesare, Cesare, il sesamo e Giulio Cesare. Arriviamo alla chicca, è venuta anche la tosse da ridere. Vi ha voluti sentinella scelta. Ah, aspetta, questi venivano 1,19€? Sì, ok. Oh. Questi li ha scelti sentinella scelta, sono... No, non so, forse 1,99€. Scusa. Sì, perché lo so che queste cose a te non interessano, ma sono basilari per i saluti. Adesso se mi deve interessare, magari che non interessano. Energetiche. Questi sono spinaci che sono stati comprati perché vengono usati, e lo consiglio alle iscritte del canale di Osservatrice Scaltra, per fare gli smoothie mattutini. Oh mio con Dio. Banana tagliata, frutti rossi, mirtilli e spinaci con un mezzo bicchiere d'acqua. Sì. Verrà uno smoothie che vi terrà l'energia tutto il giorno. Sì, ragazze, fa schifo lo smoothie perché c'è lo spinaccio, io non ho parole. Non si sente lo spinaccio con il mirtillo e la banana. Ma uno smoothie con lo yogurt, la Nutella, le fragoline. No, come quello. Quello sì, se uno vuole mettere su qualche chilo va bene. Però non per avere energia tutto il giorno. Che io lo consiglio, provate e poi lo ridirete a Osservatrice Scaltra. Comunque, sentinella scelta ha finito la sua mission. Certo. Care, salutatelo che non lo rivedrete mai più, salutatelo. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e prossimamente ritornerò. Ma chi ti vuole? Tenetevi Osservatrice Scaltra per... Sarai invaso dai dislike, chi ti vuole? Non mi rimpossesserò più della spesa se ci saranno gli dislike. Dislike. Va bene, ragazzi, devi salutare. Allora, fai tutto tu. Devi salutare come saluto sempre io. Vediamo, non lo sai, perché non segue i miei video. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like. E dai, questo like. Non voi. Saluto così, io dico una cosa ben precisa. E te non la sai perché non guardi i miei video, vedi? 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 Io dico, statemi bene.